Noi italiani ricordiamo però un altro 14 luglio, quello del 1938, una delle pagine più buie della nostra storia. Quel giorno fu pubblicato il Manifesto della razza, che anticipò di poche settimane la promulgazione della legislazione razziale fascista. Enzo Emira Festa. Il problema di scottante attualità è quello razziale. Così Benito Mussolini annunciava a Trieste le leggi razziali, leggi che affondavano le loro radici in un manifesto, detto il Manifesto degli Scienziati Razzisti, duro e puntuale, pubblicato il 14 luglio del 1938. Un documento firmato da 10 professori universitari, la maggior parte dell'Università di Roma, docenti di antropologia, neuropsichiatria, patologia generale, scienziati che affermavano in 10 punti l'esistenza su basi biologiche di una pura razza italiana, sottolineando al punto 9 che gli ebrei decisamente non appartenevano alla razza italiana. Fu l'inizio della segregazione razziale, la giustificazione di una cultura razzista che di lì a qualche anno porterà all'orrore dei lager, un antisemitismo che in verità si annidava da tempo nelle maglie della società italiana, dal pregiudizio antiebraico di fine 800 alla propaganda antisemita seguita alla Prima Guerra Mondiale. Ma fu soprattutto la guerra in Etiopia a diffondere l'idea che esistesse una differenza tra le razze. Poi il manifesto degli scienziati, le leggi razziali e i rastrellamenti con le deportazioni di migliaia di cittadini italiani.